Senta, pa ragazzi, qua Axel, oggi mi è caduto, sono da sole, sono qui e sono tornato e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video che ragazzi sarà un nuovo ping pong veramente importante, perché infatti ogni volta che appunto io ritorno dal mio semi periodo di assenza vi torno appunto portandovi un ping pong veramente potente e infatti oggi sono qui a presentarvi il ping pong di tutta questa squadra. Infatti è uscito appunto durante questo mio periodo d'assenza il full team dell'MLS, Team of the Season ovviamente, del MLS All-Star Team, e io ho deciso di appunto andare a pinkballare tutta la squadra. Quindi andiamo un attimo a vedere chi ritroviamo. Anzi no, perché infatti prima di iniziare volevo ricordare di passare da FIFA con se siete interessati a comprare anche di FIFA, passateci che appunto stanno facendo anche gli sconti per chi prende un milione o più, quindi è una cosa veramente tattica. E secondariamente ve lo chiedo di lasciare già un bel mi piace a questo video, perché ultimamente siamo stra poco carichi. Lo so che molti di voi sono in vacanza, ma chi c'è, c'è e deve lasciare un bel mi piace. Deve far sentire e deve anche commentare, perché infatti questo video deve raggiungere, deve superare i 3000 mi piace. Ce la possiamo fare e facciamola. Comunque andiamo un attimo a vedere questa squadra. In porta utilizzo Hamid, poi abbiamo Edu, Rajuel, Besler, Bradley, Cahill, Clute, Zuzi, poi Dempsey, Wright Phillips, The American Dream. Poi abbiamo Tifo, che ho trovato appunto nei pacchetti ieri quando ero tornato, ho messo anche un po' sulla pagina Facebook. Comunque questa qua è tutta la squadra, all'incirca costa 2 milioni, no forse anche un po' di più, un 2 milioni e mezzo, 3 milioni di crediti. Ah no, non solo, perché infatti abbiamo anche Donovan, pagato 114 mila crediti. Adesso ragazzi andrei a twittare su Facebook, come potete infatti vedere, Pink Pale Full MLS Team of the Season Team Xbox One. Per partecipare dovete fare le solite cose e aspettiamo tutti gli inviti. Mi sono scordato di dirvi una piccola cosa ragazzi, perché infatti dato che ho fatto solo una partita dopo il mio ritorno e come sempre l'ho persa, ho deciso di utilizzare la squadra che appunto mi era piaciuta un macello, quella che io ho definito my best team. Quindi questa qua è la squadra, uso questa perché sono abituato, cioè appunto mi ero abituato e mi ci trovo un filo meglio. Quindi questi qua sono gli inviti, io andrei ad accettare l'invito dopo quello di Under 98, yeah, con cui ormai ho fatto un macello di wager match e quello con cui ho perso Neymar in quella partita veramente meritata. Comunque schiacciamo il tasto Xbox One senza vedere il nostro sfidante e vediamo un po' come si chiama. Just Piz, ovviamente spero appunto di non aversi mai giocato. Andiamo ad invitarlo e lo salutiamo dato che ci sta sentendo. Eccolo qua, 82 82 85, e andiamo a vedere la squadra. Intanto scrivo stop sulla pagina Facebook, stop, e togliamo magari anche questa schermata. La sua squadra mi sembra già abbastanza buggata, perché infatti ha Lukaku, Willian, Hulk. Oddio no, 5 in difesa, io li odio che gioco in 5 in difesa. Non è molto buona l'intesa, perché vedo che tipo Company non ha 9, Arteta pure e Hulk anche. Quindi speriamo di vincere. No, no, no. Iniziamo strabene, perché al terzo minuto il nostro avversario si porta già in vantaggio. Buono, buonissimo. Bella, dai, De Bruyne, Kevinone, Kevin, De Bruyne, ma dai, bella sta palla, bella, 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 vai, vai, James, 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 ma perché non l'ha scartato? La mette in mezzo, ma la fa, deve solo appoggiare, al 22esimo, ci riportiamo in parità, 1-1, dai, non riesco neanche più a scartare ragazzi, perché io volevo scartare il portiere. Bello Zlatanillo, Rodriguez, James. Mamma mia, Zlatan nelle skill. Zlatan nelle skill. Oh, calcio champagne. Tutti, tutti. Oddio, che gol poteva essere? Che gol sarebbe potuto essere se fosse entrata? Non farla finire, eh? No, beh. 2-1, Malapa, almeno questo me lo ricordo. Come ho detto, lo faccio perché sennò non riesco a vincere, però va bene. Anche lui ci aveva provato comunque, sia nel primo che adesso. Ibrahimovic, Ibra, 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 no. No, mannaggia, super Howard ancora. Bella palla per James Rodriguez che andrà a metterla in mezzo. Dove c'è Malapa? Oddio. Gundogan, dove c'è Ibra? No! Ti! Boom!
segnato. Buono. Me la fa De Bruyne. De Bruyne, incredibile. Li scarta tutti. Palla per Malapa. No. Digne. È finita, ragazzi. E abbiamo vinto. Cioè, mi va bene perché le partite che faccio online le perdo, ma molte partite che appunto faccio come nei Pimpale, non nei Wizard Match, perché ormai quelli li perdo tutti, riesco anche a vincerle non giocando appunto a FIFA. Quindi è una buona cosa. È una buonissima cosa. Comunque ragazzi, queste qua sono le statistiche, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un bel commento, vi prego, torniamo carichi e torniamo appunto carichi come prima. E quindi detto questo, non mi sembra avere altre cose da dire, magari fatemi sapere di chi vorreste il ping pong di altri giocatori appunto nei giorni seguenti. E quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente, palla al prossimo video, buona!